Bentrovati su Lucania TV, nuova edizione di Anteprima Sport in questo fine settimana. Ebbene, sarà un fine settimana ricco di partite per Lucane che scenderanno normalmente in campo e partiamo dal campionato di Serie C che si aprirà proprio con il posticipo, quello del Viviani tra Picerno e Viterbese. Il Picerno andrà ancora alla ricerca di punti dopo la convincente prestazione e vittoria di Rieti. I Lucani, allenati da mister Domenico Giacomarro, riceveranno la visita, come dicevamo, della Viterbese. Si giocherà al Viviani nell'impianto Potentino con il fischio d'inizio fissato per le ore 14:30. Proprio i melandrini nelle ultime ore hanno fatto registrare un'operazione in uscita, ovvero la risoluzione del contratto con il calciatore Antonio Calabrese, classe 1996. La società, si legge nella nota, ringrazia il calciatore per quanto fatto con la maglia del Picerno e gli augura ogni fortuna professionale. E passiamo all'altra Lucana, ovvero il Potenza, che non avrà una gara semplice. La formazione di mister Raffaele, dopo la deludente sconfitta casalinga interna contro la Ternana, cercherà la vittoria al Massimino di Catania contro i locali. I siciliani in crisi societaria hanno ceduto una parte dei big, anche Patron Cajata è impegnato sul mercato. In uscita Brezza passerà al Bologna, ma solo nella prossima stagione resterà in Lucania fino al termine della stagione. Si cerca un attaccante, si fanno i nomi di Salvatore Caturano in uscita dall'Entella in B, ma corteggiato dal Catanzaro e dall'Avellino, e del 32enne Matteo Di Piazza, anche lui corteggiato dal Catanzaro. Ovviamente trattative non semplici, in uscita anche Sebe, l'ex Matera ha offerte concrete e pare sia destinato proprio al Picerno ed è stato anche offerto in Serie D al Taranto. Nelle ultime ore è arrivato anche il comunicato del Potenza. Pietro Alcidiacono non è più un calciatore rossoblu. L'attaccante ex Martina si trasferirà indi al Messina. E vediamo la giornata di campionato, la 22esima nel girone C di Serie C. Aprirà la giornata, come dicevamo, l'anticipo del Viviani delle 14:30 tra Picerno e Viterbese. Poi Bari, Rieti, Biceglie, Regina, Casertana, Virtus, Francavilla, Catania, Potenza, Paganese, Sicula, Leonzio, Ternana, Rende, Vibonese, Cavese, Catanzaro, Monopoli, Teramo, Avellino. E continuiamo a parlare del Potenza perché vi facciamo vedere le dichiarazioni del tecnico Giuseppe Raffaele. Buonasera mister, il Catania ospita il Potenza, una partita mai barata, soprattutto dopo lo scontro dello scorso anno, sempre a Massimino, una partita che possiamo ricordare dei contorni epici. Che squadra deve attendersi il Potenza e che squadra deve attendersi il Catania? Sicuramente nell'ultimo anno ci siamo incontrati parecchie volte, abbiamo fatto anche un quarto di finale playoff per l'accesso alla semifinale. Quest'anno ci siamo incontrati già qui in casa da noi e quindi meno male c'è la conoscenza di due delle squadre. Andare a giocare a Catania è sempre una partita che ha il suo fascino. Incontriamo una squadra che nelle ultime partite si è riassemblata, ha passato il turno a Catanzaro, ha fatto risultato a Teramo e domenica scorsa a Francavilla, quindi affrontiamo una squadra sicuramente in buona salute, ma è di contraltare. È normale che noi, dopo la prima partita in casa che non è stata positiva dal punto di vista del risultato, dobbiamo riprendere il filo con il nostro campionato e quindi sicuramente conto che andiamo a fare una partita importante dove vogliamo fare bene, vogliamo, come ho detto, riprendere il filo col discorso del campionato e naturalmente dobbiamo fare punti. Gioco forza e le squalifiche imporranno dei cambi di formazione con Emerson e Ricci che non faranno parte della trasferta catanese. Hai già immaginato un 11 iniziale anche in vista del turno infrasettimanale, sempre in trasferta, mercoledì 22 gennaio di Caserta? Guarda, essendo che ci sono queste squalifiche, più sicuramente non ci sarà Sepe che ha ripreso lentamente gli allenamenti, però Franz è stato questa settimana fermo fino diciamo ad oggi, quindi vediamo come possiamo
lavorare anche in vista delle due partite, sicuramente, avendo già squalifica e due o tre situazioni che non ci permettono o che ci permettono di valutare anche in funzione di mercoledì il pieno recupero. Quindi l'idea è subito di andare a affrontare questa partita con il massimo, poi alla partita di mercoledì ci penseremo dopo, questo sicuro. Lei ha parlato anche di possibili rientri in vista delle partite dei prossimi match del Potenza. L'infermeria si sta svuotando, in gennaio è un mese di ripartenza a tutto tondo, anche con le nuove preparazioni per il rush finale. Che tipo di lavoro sta svolgendo il Potenza per poter consolidare il proprio posto e mirare sempre più in alto? Ma noi sicuramente dopo la sosta abbiamo cercato di fare un lavoro che ci permette di tenere degli standard come abbiamo fatto all'andata per tutto il campionato fino ad aprile, quindi questo è stato il lavoro che abbiamo approcciato. È normale che quando rientri da una sosta si può essere un attimino non al 100%, però già questa settimana abbiamo continuato a dare degli input alla squadra per cercare di tornare al 100% da tutti i punti di vista, quindi, ma questo succede a tutte le squadre al rientro dopo una sosta. Speriamo di avere, ripeto, tutti i giocatori al più presto possibile in rosa e di fare un girone di ritorno che sia all'altezza della situazione. Tornando un attimo alla partita di domenica, mister, l'ultima andata in scena massima, ha visto un Potenza subito propositivo e aggressivo, togliendo, diciamo così, annullando l'effetto stadio. Sarà così una partita, dovremmo aspettarci un Potenza subito aggressivo sulle seconde palle che metta pressione al Catania? Ma abbiamo lavorato sicuramente perché la prestazione che abbiamo offerto domenica con la Ternana per larghi tratti non è stata quella per cui noi lavoriamo da un anno e mezzo, nel senso di cercare di essere noi a prendere la metà campo avversaria, essere propositivi, e quindi abbiamo dovuto giocare una partita diversa, un po' per bravura sicuramente della Ternana, molto per bravura della Ternana e anche per qualche cosa che sicuramente non siamo riusciti a fare di quello che avevamo preparato, ma l'idea nostra è quella di andare a giocare sempre per i tre punti. Del resto fuori casa abbiamo ottenuto fin qui 5 vittorie e quindi dobbiamo cercare, se vogliamo stare nei piani alti della classifica, di interpretare le partite come abbiamo fatto per la stragrande maggioranza del nostro campionato fino a qua. Quindi quella partita che vogliamo fare è sicuramente quella di fare una partita propositiva, di tenere alto il baricentro e di cercare di essere propositivi per trovare il gol e produrre azioni per cercare di fare questo. Mi ricordo la partita di Francavilla, ma anche altre partite che abbiamo interpretato fuori casa così. Poi davanti c'è sempre un avversario con cui misurarsi e quindi vedremo. Spero che sia una bella partita. Mi interessa soprattutto vedere la squadra che torna ad avere, dopo questa prima partita che abbiamo già assimilato, e anzi ci ha aperto ancora gli occhi di più, di lavorare ancora di più per cercare di avere quell'atteggiamento che ci ha reso protagonisti fino a questo momento del campionato. E passiamo al campionato di Serie D. Serve la svolta decisiva in casa Francavilla Insigni. I sinnici di Mister Lazic saranno di scena a Vallo della Lucania contro i locali della Gelbison. Una vittoria consentirebbe alla squadra di Cupparo di uscire dalla zona retrocessione e quindi dare una boccata di ossigeno. Se la passa meglio il Grumentum, che riceverà la visita del Cerignola, pugliesi freschi della vittoria a tavolino contro il Taranto, gara difficilissima, Cerignola in gran forma e che ha tutta l'intenzione di puntare alla rimonta per il primato in questo campionato. Guardiamo anche qui la grafica della giornata di campionato, la 20ª, Bitonto, Fasano, Brindisi, Casarano, Foggia, Nocerina, Andria, Gladiator, Gelbison, Francavilla, Grumentum, Cerignola, Nardò, Taranto, Sorrento, Gravina, Altamura, Agropoli. E passiamo adesso ai campionati regionali, guardiamo anche qui la grafica del prossimo turno. 19ª giornata in eccellenza, Atletico Lauria, Ferrandina, Brienza, Vultur, Lavello, Castelluccio, Montescaglioso, Policoro, Real Senise, Latronico, Real Tolve, Melfi, Ripacandida, Moliterno, Rotonda, Pomarico.
E anche in cadetteria, stessa cosa, 19ª giornata, Atletico Montalbano, Sant'Arcangiolese, Atletico Rapone, Avigliano, San Cataldo, Sporting Lavello, Marconia, Raff Veianum, Banzi, Marmo Platano, Oppido, Paternico, Moraziana Venosa, Miglionico, Tito Viribus Potenza. È una notizia, prima di chiudere questa edizione di Anteprima Sport, lo avevamo annunciato, ma adesso è ufficiale, Pierpaolo Di Senso, il nuovo calciatore della Vultur, lo ha annunciato la stessa società bianconera con un comunicato. Ti accogliamo a braccia aperte nella famiglia bianconera, si legge nella nota diffusa, augurandoti tanta salute e augurandoci di poter condividere con te tanti successi anche dalla nostra redazione. A Pierpaolo Di Senso gli auguri per questo ritorno in campo. E chiudiamo con questa bella notizia, questa edizione di Anteprima Sport. Vi aspettiamo agli approfondimenti sportivi del lunedì. Grazie per averci seguito.